professore di filologia classica emerito dell'Università di Helsinki, nonché studioso di epigrafia. È un compito abbastanza difficile per una serie di motivi che, da quello che dirò, capirete. Verso la seconda metà dell'Ottocento c'era uno studioso finlandese che si chiamava Antti Aarne, che ha raccolto, ha fatto un indice dei motivi fiabeschi, raccogliendo le fiabe di tutto il mondo, convinto probabilmente che l'origine di queste fiabe derivasse, tutte quante le fiabe derivassero dalla Finlandia. E in effetti questo popolo, diciamo, un alone un po' fiabesco ce l'ha, perché un po', diciamo, per questioni di lontananza geografica, un po' per l'isolamento linguistico, diciamo, hanno delle caratteristiche che li rendono unici. La popolazione poi ha la loro struttura fisica, hanno delle membra lunghe e degli zigomi un po' felini e somigliano un po' a degli elfi. Però le caratteristiche fondamentali di questo popolo forse sono altre: la laboriosità e, diciamo, il desiderio continuo di sfidare, di tenere testa, insomma, alle sfide che quotidianamente già la natura li propone loro. E con queste virtù, diciamo, naturali, è partito il professor Solin, già quindi da giovane armato di questo, per poi continuare con una profonda cultura che l'ha avvicinato alla civiltà classica già da quando era giovanissimo, perché fece un viaggio premio, perché era uno studente modello, e quindi da 16 anni per la prima volta venne in Italia e conobbe il nostro paese, e poi da lì praticamente non ha lasciato più l'Italia e ci è tornato per tutta la vita con un compito molto importante, quello di studiare e di valorizzare il nostro patrimonio storico. Ora, quasi sempre quando si dice questo, gli altri dicono: ma com'è, deve venire uno dalla Finlandia a studiare le cose italiane, ma come mai lei si interessa di cose italiane? E come rispondi a questo? Io? Sì, sì. L'ho detto già una volta oggi a uno del gruppo con cui abbiamo girato un po' a Formia e poi abbiamo pranzato benissimo. E la risposta è molto facile. La cultura classica non è un privilegio solo per gli italiani, ma per tutto il mondo civilizzato. E noi siamo anche eredi della cultura greca, o piuttosto greco-romana, e anche il nostro compito e dovere studiare questo patrimonio. Dunque, ricordo rapidamente una carriera che non è tanto difficile da ricordare per la lunghezza, quanto per la densità delle cose fatte, degli avvenimenti. Allora, il professore è, oltre che docente universitario, è attualmente ancora corrispondente dell'Accademia di Berlino per l'aggiornamento del CIL, il volume 9, che è il 10, scusami, che rivaglio, cioè è freudiano questo lapsus, scusate, che il 9 è Benevento. Decimo che riguarda la Campania e Lazio, e il quarto volume che riguarda Pompei, in particolar modo lui studia i graffiti pompeiani. È specialista di onomastica, ha scritto un testo molto importante di Griechischen Personen Namen nel 1969 sull'onomastica, diciamo, di persone greche a Roma. Ma, diciamo, il suo progetto sarebbe quello poi di realizzare un onomasticon di tutti i nomi del mondo romano,
e speriamo che porti a compimento un progetto molto ambizioso. Poi è diciamo, uno studioso di storia sociale e demografia dell'impero romano, del giudaismo nel mondo greco-romano e soprattutto uno studioso dell'antica medicina, fatto degli studi sulle guarigioni miracolose ad Epidauro, e però non si ferma al mondo classico in questo ambito, perché le sue conoscenze giungono fino al Medioevo, perché è uno specialista di Costantino Africano e della scuola salernitana. È membro di moltissime istituzioni mondiali, prima di tutto del Comitato Ristretto del Thesaurus Lingue Latine, dell'Accademia Europea, della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, dell'Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli, delle Accademie di Heidelberg, di Monaco, di Baviera, di Barcellona. È commendatore della Repubblica Italiana dal 93 e questa sua carriera, diciamo, ha avuto un momento di apparizione più folgorante quando ha fatto una recensione ad un volume del CIL prodotto nel 62, nel 63 da Matteo Della Corte, che era è stato il direttore degli scavi di Pompei e aveva appunto fatto l'aggiornamento del CIL. A lui era toccato di fare una recensione di questo volume, ma lui non ha fatto come avrebbero fatto tanti, cioè prendere il volume, aprirlo e fare l'articolo sulla base di quello che vedeva. E lui ha fatto un'altra cosa, è partito, è andato a Pompei e si è andato a controllare graffito per graffito tutto quello che aveva fatto Matteo Della Corte, trovando innumerevoli errori, e quindi ha fatto una recensione quasi una stroncatura che poi gli ha creato non pochi problemi, a Napoli in particolar modo. Tra pubblicazioni, monografie, articoli, recensioni, contributi, curatele, ha diciamo, pubblicazioni oltre 500 titoli, quindi diciamo, una massa di studi veramente enorme. Ma secondo me qui interessano le pubblicazioni su Formia, una del 1986 in tedesco su un'iscrizione formiana, un altro sulla produzione epigrafica di Formia che è apparso nel 96, poi nel 2000 Fortuna a Formia, ma diciamo di ambito più generale, non ristretto solamente a Formia, un testo che secondo me è bellissimo, De Campanie et Lazi Idea, che è un contributo che lui ha scritto in latino, descrivendo tutte le problematiche diciamo relative al Lazio antico, dai confini tra Lazio, Etruria, Sannio, Campania, a diciamo il tipo di rapporti tra le città laziali e Roma, problemi di tipo di comunicazioni, veramente un testo importante, le tribù. E direi che molte città hanno un debito con questo signore, un debito di riconoscenza per aver portato alla luce il patrimonio di queste zone, delle volte zone veramente anche difficili da raggiungere, spesso le iscrizioni sono in posti assurdi, e lui è un camminatore terribile, conosce il territorio palmo a palmo. Per esempio Atina gli deve moltissimo, sono oltre 10 anni che grazie a lui si organizza un convegno epigrafico. Questo naturalmente porta, diciamo, un circolo virtuoso, perché questo alimenta gli studi locali e crea nuove acquisizioni. Per lo stesso motivo gli sono grata io, perché io lo conosco dal 2008 e grazie a lui ho potuto organizzare un convegno di epigrafia beneventana, e da questo convegno poi è nato un volume degli atti del convegno. Forse adesso realizzeremo un catalogo di tutte le iscrizioni beneventane.
Insomma, il suo arrivo è un po' magico, no? Perché mette in moto tutta una serie di cose. Sarebbe bello raccontarvi delle grandi scoperte linguistiche che ha fatto, delle storie che lui riesce a tirare fuori dalle epigrafi di persone assolutamente altrimenti sconosciute, perché la grande storia non si occupa di poveracci, di piccoli liberti che si facevano la loro tomba, ma da quelle epigrafi vengono fuori storie di un'umanità misconosciuta che lui riesce a farci ritrovare. E quindi grazie alla sua determinazione e perizia. Quindi vi lascio sicuramente in compagnia sua. Grazie. Siccome io sono un uomo maleducato, devo subito protestare contro quello che Paola, mia carissima amica, ha detto non credersi. Io sono solo un servo, umile servo della scienza, della ricerca scientifica, e cerco di fare ancora in quest'età il mio meglio. Grazie al signor sindaco per avermi invitato a parlare qui, e anche al gruppo degli amici formiani che mi hanno seguito oggi qui e che hanno poi realizzato questo invito. Io adesso non so quanto tempo posso parlare, ma non 5 ore. Quanto vuole, ma almeno un'ora. Un'ora? Almeno un'ora. Vediamo, sì. Questo illustre pubblico qui certamente saprà meglio di me e più di me della storia di Formia anche nell'età romana, e non so quanto dovrei qui prima di entrare ad illustrare alcune iscrizioni parlare della storia romana di Formia. Forse solo due parole. Adesso tralascio la storia più antica di Formia, soprattutto quella parte mitica, e dico solo che Formia, o si deve dire in latino Formiae, era una delle 3 città dell'impero romano, 3 città tutte situate nel Lazio, che avevano un'amministrazione assai diversa da tutte le altre città dell'Italia romana. Voi forse vi ricordate che normalmente, di solito, a capo delle amministrazioni comunali erano nelle colonie romane duoviri, e nei municipi quattuoviri. Non c'era grande differenza, duoviri erano anche 4, perché poi c'erano. Dunque, duoviri possono chiamarsi, si potrebbe dire che sono la stessa cosa del sindaco di oggi, solo che voi adesso avete in Italia solo un sindaco, mentre le città romane avevano sempre 2 sindaci di egual valore. E sotto i sindaci c'erano poi 2 edili, e questi 2 sindaci e 2 edili formavano il gruppo dell'amministrazione, della direzione dell'amministrazione. 4 viri erano già 4 viri, non c'è dunque grande differenza. Poi anche, almeno nell'età imperiale, non c'era quasi nessuna
differenza nell'amministrazione concreta tra municipi e colonie, ma formi insieme con la città gemella qui Fundi o Fondi e Arpino, città di Cicerone, aveva una struttura dei capi un po' diversa. Queste tre città avevano a capo, si può dire a capo, tre edili, aediles, i quali dunque corrispondevano ai uomini delle colonie, ai corpi dei municipi. E questa, questo uso, questa struttura dell'età repubblicana e poi continua ancora nell'età imperiale. E forse questo basta per a quanto all'amministrazione di Formie. Poi cominciamo il compito di oggi. La seconda qui sì. Qui c'è il frontespizio di una pubblicazione del nostro istituto di Roma, da me pubblicata nell'anno 1966, dove abbiamo raccolto alcuni articoli sulla storia ed epigrafia del Lazio antico, e Formia in questo libro gioca un ruolo abbastanza importante. Poi la prossima non si vede molto bene. Non si può ingrandire, lo già. Control più. No. Dunque, no, i due articoli più lunghi riguardano Formia. Prima un lavoro molto importante di un mio caro allievo, Hannu Laaksonen, che purtroppo ci ha lasciati alcuni anni fa, purtroppo, lui era molto dotato, ma lui è deceduto, sulla storia costituzionale e amministrativa di Formia, della romana Formia. E poi un mio articolo sulla produzione epigrafica di Formia con edizione di alcune nuove iscrizioni della città. E adesso con vostro gentile permesso tratterei alcune di queste iscrizioni. Prima due parole sui confini della Formia romana. Come vedete, io considero Itri parte di Formia, anzi sono convinto che Itri abbia fatto parte di Formia romana. Vedete come ho segnato il confine con un tratteggio, comincia un po' a destra di Sperlonga certamente ha fatto parte di Fundi, poi sale, così come vedete, e poi e poi scende, dopo scende, così che cosa c'è scritto? No, dall'altra parte. Castello Onorato. A destra, sì, Castello Onorato certamente ha fatto parte, non so, non mi intorno, non credo, di Formia, sì. E poi scende al mare, sul mare. E questo, a mio parere, più o meno era il territorio di Formie,
della Formia Romana. Poi possiamo cominciare lo studio delle iscrizioni, l'analisi. Ecco, un'iscrizione che forse quasi tutti di voi ha visto, ha potuto notare a Piazza Vittoria. A Piazza Vittoria c'è una certa raccolta di iscrizioni di questo tipo, che sono frutto di uno scavo archeologico eseguito da Salvatore Aurigemma, un famoso archeologo italiano degli anni 20, 928 o qualcosa così più o meno, e lui aveva pubblicato nel suo contributo tutte le iscrizioni ritrovate negli scavi, eccetto una, e io non capisco come mai gli sfuggì questa iscrizione, che sempre sta lì con le altre già pubblicate su Piazza Vittoria. E questa è un'iscrizione abbastanza interessante, devo dirlo. Prima leggiamo il testo. Ci è il prenome di un cittadino romano, Ci è Gaius. Dunque, Gaio Valerio, poi Hermeti, posso pronunciare un po' anche alla finlandese, non ermetico come dite voi, ma Hermeti. Ah sì, non so, anche i romani hanno abbandonato la H. I romani stessi, almeno nell'età imperiale, dicevano ermeti, non hermeti, ma noi siamo nel nord dell'Europa, siamo abituati a usare ancora H. Poi c'è scritto ornamentis decuriolanibus, a splendidissimo ordine onorato, o honorato, onorato, ordo augustalium patrono ob merita eius. Dunque lui era a giudicare dal suo cognomen latino, non cognome italiano. Dunque in Italia cognome è nome di famiglia, ma nel latino cognomen, io dico il cognome per comodità, cognome, e il terzo, la terza componente del nome romano, dopo il prenome e dopo il nome di famiglia viene poi il cognomen, e io adesso mi permetto di usare il termine più semplice, cognome, ma non cognome italiano, all'italiano, ma cognome alla romana. A giudicare dal suo cognome, che è di origine greca, Hermeti, lui probabilmente non apparteneva alla classe superiore della città, all'elite municipale, bensì era forse di origini libertine, e perciò non aveva avuto diretto accesso come membro del consiglio comunale, come un decurione. Decurio era dunque membro del consiglio comunale. Però per i suoi grandi meriti lui è poi stato eletto come un membro straordinario del consiglio comunale, ornamentis decurionale. Mangiato troppo bene, a splendidissimo ordine honoratus. Dunque ordo è il consiglio comunale stesso, si chiamava ordo, e splendidissimus ordo, dunque l'ordine o l'ordo, se volete, splendido ordo di Formia, ha onorato lui con questa
questo membership straordinario, anche se era forse di origini libertine, forse liberto lui stesso, chi lo sa? Beh sì, per i suoi meriti. Poi era un patrono dell'Ordo Augustalium, gli Augustali erano un gruppo molto importante di, come si può dire? No, sì, di media classe, erano anche loro di solito di origine libertine e non potevano diventare veri membri del Consiglio Comunale, perché erano nati come schiavi, poi erano diventati liberti. Ma a loro fu conferito un altro compito molto importante, e cioè il culto imperiale. E come membri di questo gruppo che si occupava del culto imperiale hanno avuto il nome Augustales. Augustales. Lui forse lui stesso era stato anche un Augustale, chi lo sa. E poi c'è alla fine una sigla LDDD, locus datus decurionum decreto o decreto decurionum. Dunque il Consiglio Comunale ha deciso il posto dove mettere questa iscrizione, che forse poi era accompagnata da una statua, questo non si sa, forse no, ma non si sa veramente. Qui sulla parte superiore, se io mi ricordo bene, non ho visto tracce di aggacciamento di una statua. Questa iscrizione si data, io direi, al secondo secolo dopo Cristo. Se voi avete qualche domanda su questa iscrizione, io potrei cercare di rispondere prima di passare alla seconda iscrizione. Tutti contenti? Grazie. Dunque, poi la prossima. Ah, questa è un biliario che sta qui vicino, anche se mi ricordo bene, davanti al museo archeologico. O no? Credo sì. Ah, un perno, quindi che esempio, sulla destra. Ah, sì. Io l'ho vista 30-40 anni fa, fuori. Però adesso sta dentro, dunque. Sì. Posso leggerla? Imperatores e poi Domini nostri Diocletianus Invictus Augustus et Maximianus Invictus Augustus et Constantius et Maximianus nobilissimi Caesares, e poi il numero del miliare. Sì. Dunque c'erano due veri imperatori, Diocleziano e Massimiano, e poi due Caesares, dunque due Augusti più giovani che si chiamano Caesares. Constantius era il padre di Costantino il Grande, che lui dunque, Costantino il Grande, non figura in questo testo. Sì. Con il numero questo 88 si può poi stabilire anche il posto dove si trovava l'iscrizione.
questo illustre pubblico certamente sa che cosa sono i miliari, così come oggi, anche nell'età romana, su ogni miglia si poneva una lapide iscritta con un testo. I testi erano molto diversi, potevano essere diversi. Qui abbiamo un tipo di un miliario tardo. Miliari di età imperiale, dell'età del principato, diciamo inizio del secondo secolo, avevano un andamento del testo molto diverso, ma qui così. E questa distanza era di Roma, dunque 88 miglia da Roma. Poi possiamo datare con esattezza l'iscrizione, o no? E 293 dopo Cristo. Domande su questo miliario? Se no, come fa a dire la distanza al 293 dopo Cristo? Come fa? Su questi di questi dei nomi di questi imperatori. Sì, sì, sì. Già importante notare che c'è Diocleziano che morì quest'anno, dunque certamente deve essere così, non c'è dubbio. Poi possiamo andare. Sì, poi dobbiamo. Chiedono sulla distanza, come si faceva a sapere la distanza? 1450 metri nel miglio romano. I romani erano molto abili in queste cose. Cioè questo era posizionato sull'Appia, sì. A 88 miglia di distanza da Roma, che si calcolava dal miglio sacro. Qual era il miglio sacro? Sul Campidoglio. Sul Campidoglio. Ma era qui nei pressi di questa... che si trova? No, no, si trova qui nella... Questo di alto stava questo qua. Sì. Nei pressi di Ponte di Alto. Sì. Bene. Dove passava l'acqua? Sì. Poi proporrei di passare all'iscrizione successiva. È molto interessante. Io l'ho vista 30 anni fa, ma forse di più, nel bivio dove comincia la strada per Fondi, dunque dove comincia poi il tratto interno della via Appia. Poi è stato spostato su una piccola piazzetta un po' più verso il centro di Formia, e adesso dovrebbe, sì, adesso sta nel museo archeologico, l'ho vista oggi. E questa iscrizione è abbastanza interessante. Ne vediamo il testo. Comincia con DM, vuol dire Dies Manicus. Questo significa che si tratta di una iscrizione sepolcrale, Dies Manicus, agli dei inferi. Poi viene il nome della defunta, Victorina, in dativo o in genitivo, può essere ambedue cose, però perché, poiché si poi continua nella quarta riga con dativo, coniugi, meglio considerare anche la seconda riga come Victorine, nella seconda riga come un dativo, non genitivo. Victorina era dunque il nome della defunta, e il dedicante si chiama Q. Cluvius, Quintus Cluvius, Joachimus. La cosa che più interessa qui è il cognome
dell'uomo, Iochimus, che non è né latino né greco, deve essere un nome semitico, e dimostra che quest'uomo era natio della Siria o Palestina. Questo deve essere certo. Non si dice che era, ripeto, non è necessario considerarlo come un liberto, può essere anche un peregrino, dunque uno straniero libero, non liberto, non schiavo, ma libero, che poi ha avuto cittadinanza romana perché aveva il prenome, il gentilizio romani. Poi si dice coniughi o coniugi, vi emme benemerenti, una locuzione molto molto comune nelle iscrizioni sepolcrali. Poi fec, per fecit o fecit. Una volta per tutte, come volete che io pronunci? Fecit o fecit? Bene, bene, obbedisco. Poi viene il numero degli anni vissuti. Que vixit annis quadraginta octo. E poi cum coniuge vixit annis viginti due. Duobus. Duobus, dunque visse con il matrimonio, durò 22 anni. Loro si sono sposati in un'età non molto precoce. In quell'età le donne potevano essere molto, molto giovani quando si sposarono, molto più giovani di quanto sono di solito oggi. I 48 anni sono riferiti a Victorina Petro, così? I 48 anni, alla donna? Sì, la donna ha vissuto 48 anni. Certamente il marito era più anziano, di solito i mariti erano più anziani, lo sappiamo per esempio dall'ordine senatorio molto bene, dalla letteratura romana. Altre domande ancora? Dove si trova questa? Dove si trova? Nel museo archeologico. Ma io l'ho vista 40 anni fa, nel bivio dove... Sta ancora lì, l'abbiamo vista mezz'ora fa, un'ora fa. Dove? Nel museo. Sì, 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 ma io l'ho vista 40 anni fa. 40 anni fa, forse stava in piazza, forse stava in piazza. No, stava... Sì, dove comincia la strada per Fondi, lì. Dopo Itri, allora? No. Sì, dopo la tomba di Cicerone, era lì, non l'ho vista. Sì, dove si separano la strada per Fondi, per Terracina e Fondi. La via per Fondi è la via Appia e per Terracina quella era la via Flacca, ma questo lo sapete meglio di me. Poi, se non ci sono altre domande, la prossima. Questo anche è interessante. Qui abbiamo la iscrizione funeraria di una coppia di liberti. Un Publius Servilius Publi Libertus, PL Publi Libertus, T.
Timoreus, dunque un Publio Servilio liberto di Publio Timoremo. Sì. Notate che il gentilizio è abbreviato, è stato scritto Servili, ma è per Servilius. Questo vuol dire che l'iscrizione è abbastanza antica, perché ancora all'inizio dell'età imperiale spesso i gentilizi in nominativo vennero abbreviati e venne dunque omesso la desinenza us. E la sua moglie, credo, moglie, o se non moglie almeno la compagna, può darsi non siano stati una coppia matrimoniale, non hanno concluso un matrimonium justum, come dissero i giuristi romani, perché erano stati schiavi e gli schiavi non potevano maritarsi ufficialmente, potevano e anche dovevano convivere per poi partorire nuovi schiavi per il padrone, però non si trattava mai di un patrimonium justum, matrimonium justum, bensì di una convivenza informale. Ma dunque in pratica direi che erano una coppia. E la donna, o la cosiddetta moglie, per così dire moglie, si chiamava Servilia Publiliberta, erano quasi certamente liberti di uno stesso Publius Servilius, il loro padrone. E quello che è interessante e importante è il cognome della moglie, Sabbis. Sabbis è, come quel Iochimus, è un nome semitico, dunque almeno la moglie era originaria dalla Siria o Palestina. Voi forse sapete anche meglio di me che una buona parte degli schiavi romani importati da altri paesi venivano dalla Siria, Asia Minore e Siria, soprattutto Siria. Roma era piena di schiavi siri. Come ho detto, già questa iscrizione sembra essere abbastanza antica per la abbreviazione del gentilizio del marito, Servili, invece di Servilius, direi la prima metà del primo secolo dopo Cristo. Domande? Ci sono? C'è una certa connessione tra il marito e la moglie, Servilius, Servilia, c'è una connessione? Sì, sono ambe due ex schiavi di un Publius Servilius. Servile significa una donna? Servile significa donna? No, scusate, sono scemo, avrei dovuto spiegare che gli schiavi, quando vennero manomessi, hanno preso il gentilizio del padrone e anche il prenome, gli uomini, anche il prenome. Dunque il padrone era un Publius Servilius, e così il suo schiavo Timoremus o Timoremo ebbe il nome Publius Servilius, Publibertus Timoremus, e la donna il nome Servilia Publiliberta Sabbis. Ma perché non si chiamava Servilius anche a noi? No, Servilia è femminile. Ah, ecco, appunto, quello che dicevo prima. Sì.
figli? Avevano sì, e poi sì, come Paola mi disse, le donne non portavano un prenome, solo il gentilizio, dunque non Publia Servilia, ma solo Servilia. Sì. Questo è forse un po' strano, che le donne avevano una forma femminile del gentilizio, perché oggi non esiste questo. Se... nome, sì, nome, nome, gentilizio, sì, non prenome. Sì, non ci sono, ditemi un nome di famiglia, un cognome italiano con la residenza us, esistono. Cognomi italiani con la residenza us. No, ma forse no, ma un mio caro collega tedesco si chiama Helmut Castricius. Sua moglie non si chiama Castrizia, ma signora o Frau Castricius. Ma in latino, nell'età romana, le cose stavano diversamente. Però in Russia è così, Russia. Sì, Russia, sì. Sì, Russia. Sì, sì. Per esempio Gorbaciov, la moglie era Gorbaciova. Sì, sì. Anche in ceco. Una mia collega, figlia di un Kepartov, si chiama Kepartova. E così era anche a Roma, nell'antica Roma. Bene, grazie. Una domanda molto importante. Grazie. Poi possiamo andare avanti. Che cosa abbiamo qui? Questa è una iscrizione che stava, no, non stava, sta ancora, credo, almeno lo spero, nel mausoleo di Adriano. Dunque nel monumento, dove c'è l'iscrizione di, quel monumento di Munazio Placco. E dentro, sta dentro lì, nel deposito. È una iscrizione abbastanza difficile da leggere, abbiamo avuto bisogno di ore per poter decifrarne la scrittura. Ecco il risultato. Fuficio è il nome gentilizio del defunto. Prima stava il suo prenome, ma non sappiamo quale, è caduto, è scomparso. Poi nella riga 2 potete leggere Rescenti, e all'inizio si deve integrare una C, e così abbiamo un cognome molto comune, Crescens, e qui Crescenti è dativo. Poi c'è un segno, io non vedo bene, ma neppure voi forse, di 7, sì, di 7 arabo, che è il segno per centurione, e centurione era un ufficiale o forse sottufficiale. No, no, io parlerei di un ufficiale, forse sottotenente di oggi, più o meno. Lui dunque era centurione, di una, dunque capo di una centuria.
E nella terza riga poi si dice dove era Centurione. Si potete leggere le lettere E, G, prima c'era, ma è adesso caduta, la lettera L, dunque legge vuol dire legionis, e poi legionis sesta legione, legionis sexte, e poi il soprannome della legione, Vict, potete leggere, se avete occhi buoni, Vict vuol dire Victricis. Le legioni nell'età imperiale avevano sempre, quasi sempre, un soprannome, e questa legione sesta legione ebbe un soprannome Victrix, e qui abbiamo il dativo Victrici. Ah, scusatemi, Victricissi. Poi viene il nome della sua moglie, si legge Aud, e certamente si deve interrare a sinistra le lettere C, L, Claud, e poi il nome era abbreviato, dovete sottintendere IA, Claudia. Poi viene MF, Marcifilia. Se le donne, no le donne, non solo le donne, tutti i cittadini, se erano cittadini nati liberi, avevano poi la cosiddetta filiazione o patronimico, dunque indicavano il nome del loro padre con il padre, con il prenome del padre e con F, filius. Dunque lei era Claudia Marcifilia, e poi viene il cognome di questa donna, si legge Terti, vuol dire terzia, la A è caduta. Poi coniux, moglie, e poi pientissima, si deve intendere, pientissima, dunque come si potrebbe dire in italiano, pientissima? Devotissima, sì, bene, grazie. Qui potremmo ancora parlare abbastanza anche di questa regione, ma io non vorrei abusare la vostra gentilezza per andando troppo in dettagli, e se non ci sono domande possiamo passare alla prossima. Questo è di Gaeta, l'ho vista a Gaeta. Dunque Gaeta nell'età romana non era una città autonoma, ma faceva parte del territorio di Formia. Dunque non c'è necessità di una rivalità. Nell'età romana Gaeta non esisteva come città autonoma. Questa iscrizione comincia anche con DM, Dismanibus, e poi viene il nome della defunta. La defunta si chiamava Cassia Damalis, e Cassiei Damalidi è dativo di Cassia Damalis. Questo era il nome della defunta.
e poi viene il nome del dedicante che era suo marito, Aurelius Cerdo. Cerdo è un nome grecanico molto comune nella romastica romana, e Aurelius era un gentilizio molto, molto diffuso in tutti i tempi. Già nell'età repubblicana c'erano moltissimi Marci Aurelii a Roma, in Italia, e poi soprattutto dopo i tempi di Marco Aurelio il numero di Aurelii cresce moltissimo. E poi soprattutto grazie dopo l'anno 212, quando Caracalla, l'imperatore Caracalla, che si chiamava Marcus Aurelius Antoninus, Caracalla era solo un vezzeggiativo, lui stesso si chiamò Marcus Aurelius Antoninus, quando nell'anno 212 Caracalla conferì a tutte le persone libere, dunque non schiave, ma libere nell'impero romano, la cittadinanza romana, da quel momento l'uso del gentilizio Aurelius crebbe veramente moltissimo. Poi una buona parte degli abitanti dell'impero romano, almeno al di fuori dell'Italia, erano Marci Aurelii. Poi nelle ultime righe si dice coniugi B M benemerenti, dunque al benemerito, e poi fece. Questo è normale, una locuzione molto comune, molto comune. Senta, posso fare un'osservazione su questo? Prego. Allora, noi, per quanto riguarda Vitruvio, c'entra con questo qua, glielo dico subito. Noi diciamo che Vitruvio è nata a Formia, chiaramente, noi siamo formiani, ci sono molti Vitruvius, molte epigrafi con la parola Vitruvius. Lo dice pure Verona, perché a Verona che cosa c'è? C'è un arco. Questo arco è stato costruito da un certo Vitruvius Cerdo o Cerdone. Cerdo in latino, Cerdone in italiano. Quindi questo Vitruvius Cerdo ha costruito questo arco che sta a Verona. Mm-hmm. Questo fatto fa dire a Verona Vitruvio è di Verona. Quindi noi pensiamo alla parola che un cerdo, uno della famiglia Cerdo, stava anche a Formia. Mi sembra di avere ancora una certa... No, scusami. Cerdo è un cognome romano molto diffuso dappertutto. È nome servile, poi diventato cognome di un liberto. Se era diffuso dappertutto, allora... sminuisce diciamo quello che dicono i veronesi, ma non è importante il cerdo, è importante il Vitruvius. Vitruvius era un gentilizio abbastanza comune dappertutto in Italia. Per esempio mi ricordo ad Avella nella Campania, no, di Avella conosciamo un sindaco Vitruvio, per esempio. Poi Vitruvio, sì, va bene, Vitruvio era comune, un gentilizio comune a Formia, ma questo non dimostra che l'architetto, il famoso architetto, fosse di Formia. Io lo so. Ancora meno Verona potrebbe
il discorso anche di Atina, dico che non è Accio Blanco, sia di Atina perché c'è la Gens Blanca, ma Blanco è un cognome, quindi non c'è tra le, sappiamo come viene Accio Blanco, è lo stesso identico caso, un cognome non dà l'origine, assolutamente. Sì. Poi per quanto riguarda Verona, Cerdo o Cerdo è un nome servile. Vitruvio, l'architetto, non era di origini servili, non ha niente a che fare con queste veronesi, non credo, impossibile crederci. Loro dicono questi, l'arte è stata fatta da Vitruvius Cerdo, e allora Vitruvio, l'architetto, è legato al territorio di Verona, insomma, dicono. Ma è molto. Qua abbiamo che questo Cerdo è usato anche è stato usato anche nel nostro territorio, praticamente. Un elemento in più che abbiamo noi, e un elemento in meno che per loro. No, ma scusa Raffaele, il nome Raffaele si trova certamente anche a Verona, certamente ci sono molti Raffaele, ma questo non rende ancora un legame con Raffaele di Formia, con tutti i Raffaele di Verona. Cognome latino, romano, non è un gentilizio, è un nome individuale della persona. Mi spiego? Sì, andiamo avanti. Ah, questo è un'altra iscrizione che ho letto in una casa privata a Gaeta, sopra Gaeta Vecchia. Avevo un sospetto che fosse minturnese, perché assomiglia un po' a quelle stele famosissime di Minturne, però poi ho dovuto abbandonare l'idea perché non, la struttura non è identica. Ho anche fatto fare un'analisi geologica del pezzo della pietra da un collega professore di geologia alla mia università di Helsinki, e lui ha detto che non si può stabilire la provenienza da quel piccolo pezzo che avevo portato con me a Helsinki, nella mia tasca. Dunque partiamo dalla supposizione che si tratta di una iscrizione normale di Formia. Almeno è abbastanza antica, come sono anche le stele di Minturno, come i nostri amici minturnesi che si trovano qui ben sanno. Non so se si vede molto bene la scrittura qui. Sì. Potete leggere con facilità. Dunque, all'inizio c'è prima il gentilizio Varius, davanti doveva esserci il prenome, che però è scomparso. E guardate bene, Varius è scritto con due A. A era lunga, e c'era una certa tendenza nelle iscrizioni dell'età repubblicana di segnare o indicare la lunghezza della vocale con due, scrivendo due volte la vocale, come nel finlandese oggi. Ma andiamo su un'altra epigrafe di forma, Puria. Sì, esiste, non è molto, molto comune, ma esiste, soprattutto nell'età repubblicana, prima di Augusto. Dunque Varius,
Poi potete leggere CL, Gaii Libertus, e poi suo cognome, vale a dire suo vecchio normale, suo vecchio nome servile. Voi vedete Antioch, deve essere un'abbreviazione di Antiochus. Antiochus, come tutti sapete, era il nome di molti re dei regni ellenistici. Sì, soprattutto di Siria, sì. Di Siria, sì. Adesso l'uso di tali nomi greci a Roma riflette i tentativi di padroni romani di imporre ai loro schiavi nomi della grande storia greca e ellenistica. Scegliendo tali nomi, questi padroni romani volevano mettere in evidenza le loro capacità culturali e conoscenze storiche. Così è nato il costume di servirsi molto di questi nomi. Antiochus è un nome comunissimo a Roma e soprattutto come nome servile. Almeno conosciamo almeno qualcosa come 200-300 Antiochi dalle sole iscrizioni della città di Roma. Adesso abbiamo un nuovo schiavo formiano che si chiama Antiochus. Poi nella seconda riga c'è scritto il nome di un altro ex schiavo liberto, Caleidius. C'era, a sinistra c'era il suo prenome, però questo prenome non è caduto. Guardate Caleidius, questo è una grafia non classica. Nel latino, buon latino classico, si dovrebbe dire Calidius, però si poteva scrivere anche nell'età antica EI, perché una volta era così, c'era un dittongo in questo nome, ma i dittonghi sono quasi tutti scomparsi dal latino classico, tranne Au esiste, Augustus per esempio, Claudius, eccetera. No, sono due nomi diversi, sì. Del resto poi questo au sparisce nel latino volgare e nel voi italiani vedete come la situazione oggi in Italia, nell'italiano di oggi. Au diventa a, agosto, Augusto è un prestito, dotto. Può diventare anche un O, aurum, diventa oro, oppure può diventare anche U, audire, diventa udire. Ma tutti gli altri dittonghi nel latino non si conservavano più nell'età classica, dunque EI diventa I, Caleidius diventa Calidius. Poi c'è il nome del suo padrone, coex padrone, o padrone, si può dire padrone, NL Numeri Libertus. Numerius era un prenome romano o latino, non molto comune, però esisteva. E poi segue il suo nome servile, suo attuale cognome, Euod, abbreviato di Euodus. Era anche una moda
nell'età repubblicana, questa iscrizione certamente nell'età repubblicana, dunque prima di Augusto, era un amore di abbreviare i cognomi Antioch e Ewald. E poi nell'ultima riga si dice restituere, vuol dire tutti coloro che hanno fatto liceo classico di Formia sanno che cosa è questo, è la stessa restituerunt, è la stessa di restituerunt, restituere, restituirono, dunque loro hanno fatto un lavoro di restauro, forse erano architetti, non come Vitruvio, ma ex schiavi. Domande su questa iscrizione? Se no, dovrebbe esserci almeno una ancora, almeno. Sì. Sì, questa. L'iscrizione non esiste, io ho trovato solo questo appunto in un lavoro manoscritto. Il testo dice Alme Ceri. Ceres era, come sapete, una importante divinità romana, e Alma in italiano non si può dire Alma. Io però ho nutrito fin dall'inizio il sospetto che non si tratti di un'iscrizione antica, ma di un'iscrizione, per così dire, falsa. So che ci sono in questa sala cari colleghi che considerano questa iscrizione autentica, ma per me è un po' difficile crederci. Ho spiegato qui nel testo i motivi dei miei dubbi, potete leggerlo, oppure forse posso leggerlo io. Questa iscrizione quindi esisteva sulla pietra, sì, ma ho forti dubbi che si tratti di, in realtà, di un falso, forse rinascimentale. A prescindere del rendimento della A nella forma così come vedete lì, che fa pensare a un prodotto tardo antico o posteriore, il testo stesso, costituito dalle sole parole Alme Ceri, è molto sospetto. Probabilmente l'autore ha desunto l'epiteto convenzionale di Alma dalla poesia romana, nella quale compare spesso a partire da Lucilio. Lucilio era un poeta satirico, si può dire satirico, sì, della fine dell'età repubblicana, dunque a partire da Lucilio, particolarmente noto e impresso nella mente dovrebbe essere stato un verso delle Georgiche di Virgilio, Libere d'alma ceres, ma anche in un luogo nelle Metamorfosi Ovidio sarà stato un passo noto, adesso non mi ricordo a memoria che cosa Ovidio ha detto in questo passo. Sì, dunque per me è un po' difficile crederci dell'autenticità o all'autenticità all'autenticità del pezzo. C'è ancora, scusate, avete domande su questo? Ma tu hai detto che è comparso in un manoscritto? Sì.
Non mi dico. Ah, un momento, cosa c'è scritto prima, sopra? È una lettera del primo custode dell'ufficio di Gaeta, della reale sovrintendenza alle antichità della Campania del Molise all'ufficio centrale della sovrintendenza a Napoli, resa nota il 20 giugno 1930. Al centro di piazza Municipio in Gaeta esiste un vasto fabbricato, già dogana del sale, in epoca borbonica, come si rileva poi da un artistico stemma marmoreo. Io non mi ricordo molto bene dove era questa dogana del sale, ma ci sono amici di Gaeta che forse. Piazza bene, grazie. Lo stemma fino a pochi giorni fa era fissato al centro della facciata dello stabile. Il proprietario dello stesso stabile, un dottor Paolo Nardone, vi conduce opere intese a trasformare i locali ad uso di abitazioni. Così, nel rimuovere il cennato stemma borbonico, ha messo in luce un'antica iscrizione che prima rimaneva nascosta dallo stemma, su cui a caratteri capitali di centimetri così si legge, e poi c'è il testo. Exigit alma ceres. No, non si deve. Nata secu, sì, bene. Bene, se non ci sono altre domande andiamo avanti, se c'è qualcosa ancora. Ah, niente. Se mi permette, forse una... un mezzo minuto ancora. Il corpus epigrafico formiano è abbastanza, è molto importante sia per quanto riguarda la quantità e soprattutto direi la qualità. Se voi andate qui e fate una passeggiata a Piazza Vittoria e poi in quella stradina giù sotto il comune, sì, vedete molte iscrizioni che hanno un contenuto molto molto importante per questioni storiche, soprattutto per storia locale, amministrazione locale di Formia. È un corpus veramente notevole. Ci sono poche città nel Lazio meridionale che posseggono un corpus epigrafico più esteso, forse nessuna, Cassino ancora di più, ma non altre. Ah, del resto è molto interessante, posso ancora dire una cosa. Oggi c'è Latina, provincia di Latina, una creazione moderna. Poi abbiamo la provincia di Frosinone, ma nell'età romana la città di Frusino era un piccolo centro senza importanza. E noi conosciamo di Frusino insieme oggi 5 iscrizioni antiche. 5. Nel CIL del Momsen sono pubblicate 8 iscrizioni, Frusino, ma io sono riuscito a dimostrare provenienza ferentinate per 3 di queste iscrizioni che Momsen credette frusinati. Dunque Formia in questo senso è un grande tesoro per studi epigrafici, e mi auguro che
possa continuare ancora con gli scavi e fare qui nuove ricerche, che anche i cittadini di Formia possano contribuire all'incremento della conoscenza della loro documentazione epigrafica. Grazie. Ci sono interventi? Prego. Prego. Per quanto riguarda quella epigrafe dipinta che sarebbe una mostra, l'epigrafe dipinta di Anna. Che cosa vuol sapere? Se è stato fatto uno studio, sì, l'hanno studiato due colleghi romani, un epigrafista, professore di epigrafia latina all'Università di Roma La Sapienza, è una funzionaria della sovrintendenza e sta per uscire questi tempi un loro studio. Io non posso anticipare niente, conosco l'iscrizione ma non voglio intervenire prima della pubblicazione dell'articolo, già per motivi di correttezza. Prego, altri interventi? Se non ci sono altri interventi, professor Solini, io volevo ringraziarla per questa bella lezione che stasera ci ha dato l'opportunità di ascoltare. E voglio anticiparle che negli scavi della ex colonia di Donato, che adesso sono fermi per intoppi di carattere amministrativo, ma che dovranno al più presto riprendere, è venuto fuori un altro basamento epigrafico che ha una iscrizione sulla parte anteriore, devo dire molto, diciamo poco leggibile, ma sicuramente con strumenti, io sto parlando di una ispezione visiva, ovviamente di un incompetente, ma credo che una persona competente troverà il modo di interpretarla, delle dimensioni come queste che sono sotto il palazzo comunale. Quindi non appena poi andranno avanti questi lavori, quella iscrizione potrà essere collocata anch'essa, diciamo, insieme alle altre che, voglio ricordare per chi non lo sapesse, erano sparse un po' in tutta la città e nella metà degli anni 90 abbiamo ritenuto di collocarle anche per dare una possibilità di interpretazione a chi lo volesse in questo spazio adiacente il Palazzo Comunale, tra l'altro in una situazione in cui sono maggiormente protette. Vorrei ricordare che qualcosa in questa città negli anni 80 è anche sparito inopinatamente proprio per la mancanza di qualsiasi forma di custodia. Raccolgo l'invito fatto dal professore di continuare a lavorare affinché questa, lui lo ha definito tesoro prezioso della nostra città, possa continuare ad arricchirsi, ma soprattutto forse è arrivato il momento, questo ne possiamo anche parlare, realizzare una pubblicazione complessiva di tutte le iscrizioni della città, affinché ci sia anche una possibilità di interpretarle con coerenza e di comprendere anche che ruolo importante questa città ha svolto in età romana. Io anche di questo ringrazio il professore per aver più volte sottolineato l'importanza dell'antica Formia, e
credo che questo debba rimanere nella memoria di ciascuno di noi come grande patrimonio storico di questa nostra città, che continua ogni volta che noi continuiamo a scavare a riservarci sempre delle straordinarie sorprese. Il problema è che gli scavi sono molto costosi, gli scavi archeologici non sono come gli scavi qualunque, che possono essere fatti da chiunque, hanno bisogno di personale specializzato, risorse e via proseguendo, e quando non si hanno le risorse complete per poi mettere in sicurezza e valorizzare, non sempre è opportuno scavare solo per scavare, perché spesso l'essere interrato nel sottosuolo permette una conservazione maggiore che portarle alla luce e non poterle poi valorizzare adeguatamente. In questi ultimi anni abbiamo fatto tantissimi progressi dall'istituzione del Museo Archeologico. Professore, il museo è stato istituito nel 97, prima era un semplice antiquario, adesso lo ricorda, che aveva subito anche numerosi furti, e dal 97 è sede del Museo Archeologico Nazionale, e i locali in cui è ospitato, ci tengo a precisarlo, sono di proprietà comunale e il museo è stato allestito interamente a spese della città di Formia. Il Museo Archeologico di Formia è uno di quegli esempi in cui lo Stato, invece di finanziare il museo, si è fatto finanziare il museo dalla città. Questo è stato il dato. Vi posso dire le cifre: il Museo Archeologico è costato nel 1997 1 miliardo e 41 milioni per l'allestimento. Ma voi sapete che non solo questo, lo stesso cisternone romano di Castellone, che è un altro dei gioielli di questa città, anche per lo stato di conservazione, è stato integralmente finanziato dal bilancio del Comune di Formia. Lì anche abbiamo speso intorno a 1 miliardo, e credo che nessun investimento, questo ne sono certo, nessun investimento fatto in questa città abbia reso in termini di prestigio, in un rapporto diciamo tra investimento e risultato, come la grande cisterna monumentale. Cioè abbiamo speso, se ragionate in euro, circa 500.000 euro per ottenere un risultato straordinario. Poi siamo andati avanti anche in altre circostanze, sempre con finanziamenti per la gran parte del comune. Pensate ai criptoportici sottostanti la villa comunale. Adesso dobbiamo tentare di valorizzare anche la metà ancora non aperta alla visita. Ci sono da completare gli scavi di Piazza della Vittoria, dove anche lì probabilmente siamo in presenza di possibili grandi sorprese. Per quello che abbiamo visto fino adesso, ci sono intere pareti affrescate con affreschi che sono quelli che poi vedete nelle grandi ville pompeiane, dello stesso livello, della stessa importanza. Ci sarebbe da scavare interamente l'anfiteatro al di sotto della stazione ferroviaria, e ci sono tanti altri luoghi: l'impianto termale antistante la scuola elementare di Castellone, di Via Rialto. Ci sono i lavori di Giano, della villa di Mamurra, sulla collina di Giannola. È, diciamo così, una grandissima opera che non si può esaurire in pochi anni. L'importante è avere, diciamo, sempre presente nella testa questo obiettivo, che secondo me poi devono realizzare le amministrazioni che verranno, sapendo che una parte del lavoro è stato già fatto, che la via è stata tracciata e che si possono piano piano trovare le risorse per completare questa grande opera di ricucitura. E il professor Carandini, che lei conosce, Andrea Carandini, e concludo,
in una visita fatta 2 anni fa a Formia, io non ho parlato volutamente di Villa Rubino, della Villa di Cicerone, perché anche lì poi da un lato si apre una ferita nel pensare le condizioni in cui sono ridotti gli infedeli di quella villa, prigionieri di una condizione di privatizzazione che però di fatto non solo ne impedisce la fruizione pubblica, ma neanche assume, voglio dire, l'iniziativa di tenerli come vanno tenuti due ninfei di quella che stai proiettando, di quella importanza, i ninfei della Villa Cicerone. Carandini diceva la peculiarità di questa vostra città, lui sta lavorando ad una storia del Lazio Juventus, credo che l'abbia commissionata la Regione Lazio, dice la peculiarità della vostra città è che voi non dovete tanto solo identificare nuove strutture, nuovi siti, ma la vostra peculiarità è che se voi riuscite a metterli in relazione l'uno con l'altro, voi siete una straordinaria, diciamo, esperienza urbanistica dell'antica Roma, questo era. E il trovare, il far riemergere nel costruito, anche io dico nel costruito male, nei vari decenni della storia di questa città, è una diciamo avventura molto interessante, molto bella, che noi dobbiamo tutti quanti insieme, no? Continuare a sostenere. Cioè non è detto che gli errori del passato non ci possano oggi consentire di comunque operare una grande ricucitura di siti, di luoghi, e far riemergere tracce significative di questa che il professor Solin ha definito come una delle città più importanti del Lazio meridionale. Questo è l'obiettivo che noi abbiamo, la presenza oggi a Formia di Solin ci conforta molto, lo ringraziamo per il contributo che ha dato e lo aspettiamo ovviamente in una prossima occasione affinché anche lui ci sostenga in questo grande progetto di recupero. Grazie. Sì, scusate, buonasera, sono Tommaso Bosco, presidente della Formiana Saxa, grazie all'amministrazione comunale nella persona del sindaco, il dottor Santo Bartolomeo, abbiamo potuto realizzare questo evento. Ringrazio tutti voi presenti, il professor Solin e la dottoressa Caruso, alle quali abbiamo dedicato una targa, ricordo, da parte dell'associazione della Formiana Saxa. Ricordo a tutti voi, se mi posso permettere, che la nostra associazione è un'associazione che lavora in assoluto regime di volontariato, quindi mi riallaccio alle parole del dottor Bartolomeo e del professor Solin. Bisogna, credo, unire le forze, tutte le risorse da mettere in campo per creare un discorso costruttivo, appunto come diceva il dottor Bartolomeo, un discorso che dia risonanza anche, se mi posso permettere, internazionale a questa città come credo meriti, come la presenza del del professor Solin a testa, cioè se è una figura del suo calibro è a Formia, è perché Formia ha ancora molto da dire e da dare. Le testimonianze che racchiude nel sottosuolo, magari spesso anche nelle case di molti di noi, sono importanti da tramandare al futuro, alle future generazioni. Mi permetto e concludo di citare Cicerone: ignorare ciò che è accaduto prima della nostra nascita significa restare eternamente bambini. Questo significa che la storia va tramandata alle future generazioni, perché quello che siamo stati siamo ancora oggi e lo saremo sempre. Grazie. Fotografo, no?